Sì. Ah, vabbè, dai. Poi oltretutto il vino si chiama Mare, quindi vuole un po' come... Bibo Valencia Podcast. Storie che insegnano. Buongiorno e benvenuti alla terza puntata di Bibo Valencia Podcast. Quest'oggi abbiamo un altro ospite d'onore. Giovanni, benvenuto. Ciao Giovanni. Ciao ragazzi, grazie. E siccome ci ha portato una bottiglia di vino, abbiamo detto perché non condividerla insieme a voi. D'altronde è convivialità il vino. Esatto, quindi la apriamo proprio insieme a voi. E benvenuta anche, buongiorno e grazie, mi segue in questa splendida avventura, la mitica Mirella Melia. Oh, grazie per la mitica. Bentrovati a tutti. Oggi è il 30 maggio 2023, ma c'è qualcosa che non va, perché più che il 30 maggio sembra, non so, gennaio inoltrato. Ma va bene così. Salutiamo il nostro mitico invece regista Guerini. E niente, iniziamo questa puntata in un modo particolare, direi, no? Guarda questo vino pazzesco, sì, che ha portato. Sì. Che poi anche la musica è perfetta, cioè. Iniziamo bene, direi. Sì, iniziamo sì, bene. Proprio molto molto bene. E facciamo una presentazione abbastanza tranquilla e rilassata, proprio perché il clima e il mood è quello lì della chiacchierata quest'oggi. Certo. Molto molto easy. Allora, facciamo un bel brindisi. Intanto sì. Cin cin. Cin cin. Ah, vabbè, dai. Poi oltretutto il vino si chiama Mare, quindi vuole un po', come dire, sperare in un tempo migliore, no? Allora, il clima, tutto sommato la temperatura è adeguata, diciamo forti rovesci quest'oggi, intensità abbastanza accentuata, ma vi posso dire la verità, qui dentro, con questa musica, con questo mood, con questo nostro umore... E con questo ospite direi esatto. Con un ospite assolutamente straordinario. Adesso raccontiamo perché è straordinario. Bene. Allora, possiamo iniziare? Esatto, sì, partiamo con la tua storia. Tu hai una storia, anche tu, molto affascinante, molto importante, molto romantica. Raccontacelo un po'. Allora, la storia sì, effettivamente è un po' controcorrente, no? Perché di fatto... ho origini per metà calabresi, papà è originario di Pizzo, nasce a Pizzo Calabro, poi da piccolino, purtroppo come fecero in tanti, lasciò la Calabria e andò prima a Roma e poi in Abruzzo in cerca di un qualcosa di meglio, cosa che ancora oggi, ahimè, succede. Lì conobbe mia madre, quindi io sono nato e cresciuto a Tagliacozzo, uno splendido borgo medievale in montagna, quindi io di fatto mi definisco, lo sono, montanaro. E in questa zona dell'Abruzzo è chiamata Marzi, che è una subregione appunto dell'entroterra abruzzese. Io quindi cresco lì, ma ovviamente fortemente legato a quella che è la terra natia di mio padre, perché spesso durante l'anno si tornava in Calabria, si veniva durante le feste, ogni occasione era buona. E quindi vivevo in maniera sempre molto felice quello che era anche l'aspetto, diciamo, dell'ospitalità calabrese, dei sapori, dei profumi, tutte cose che, soprattutto i sapori e i profumi, non ritrovavo poi nel mio paese. Penso appunto allo zibibbo, che è stato elemento fondamentale della mia crescita sotto tutti gli aspetti. O ricordo un altro frutto, le merendelle, no? Quelle pesche piccoline a pasta bianca che noi portavamo su perché erano introvabili da noi. Quindi si creava nel corso del tempo questo forte legame e ne sentiva anche un po' la mancanza. Pensate che, ricordo le scuole medie, feci un tema dove parlavo addirittura, quindi la questione anche meridionale, che da buon meridionalista che avevo già forte in me, scrivevo delle esigenze di avere una Lega Sud nelle scuole medie. Sì, avevo questo senso di appartenenza, ma anche di orgoglio nei confronti di, anche l'Abruzzo fa parte del centro-sud, però la Calabria la sentivo veramente forte in me, e è anche il risultato di un amore indotto involontariamente da mio padre. Poi è successo che a 18 anni, quindi finite le scuole superiori, tecnico agrario, quindi già era chiara quella che voleva essere comunque la mia strada, decido di fare il salto, nel senso lascio la mia famiglia a Tagliacozzo in Abruzzo, mi iscrivo alla facoltà di agraria qui in Calabria, però contemporaneamente recupero le terre di mio nonno.
terre che ormai erano state di abbandono, incomincio quindi a ricoltivare le vigne, a recuperare le antiche cultivar, quindi parliamo, come dicevo prima, soprattutto dello zindibbo. Avevo difficoltà, lo vedevo come un sacrilegio quasi, il fatto di vedere questo zindibbo perdersi, che nessuno o pochi portavano avanti, quindi andavo dalle persone un po' più anziane a chiedere come mai non venisse portata avanti questa coltivazione, e ascoltavo che il problema principale era l'assenza di un ricambio generazionale, l'assenza di manodopera specializzata, una serie di cose che a queste persone ormai anziane impedivano il portare avanti una tradizione secolare per le nostre zone. E quindi pian piano ho incominciato a rimboccarmi le maniche con enorme passione, recuperando questo aspetto, quello dello zibibbo. Considerate che quando io ho iniziato, la prima amara sorpresa è stata scoprire che anche se lo zibibbo vinificato secco da noi è una tradizione veramente secolare e si rifà al periodo dei Fenici, purtroppo non era consentita per un cavillo burocratico. Quindi di lì è iniziato tutto un percorso in collaborazione con la regione per renderlo vinificabile anche dal punto di vista burocratico. Dopo 11 anni, purtroppo l'iter burocratico è stato lungo, finalmente nasce il primo zibibbo GP lì a Francavilla Angidola, tant'è che poi anche l'amministrazione comunale ha chiamato la strada che porta in cantina via dello zibibbo in onore di questa cosa. Ci spiega un po' meglio questa cosa, nel senso che non era proprio possibile vinificare con lo zibibbo? Esatto, paradossalmente la faccio molto semplice. Allora, era consentita la vinificazione in Italia soltanto nella provincia di Trapani, il famoso zibibbo di Pantelleria, vino dolce, da dessert. In Calabria, nonostante rappresentava e rappresenta una tradizione importantissima, non si erano preoccupati di inserirlo tra le varietà vinificabili. C'è vero e proprio registro di varietà che si possono vinificare e altre no. Lo zibibbo non era stato inserito in questo registro perché non interessava di fatto a nessuno. Quindi una questione solo burocratica, chiamiamola una svista, sì. Ecco, una svista. Non fu purtroppo tutelato o valorizzato in quel momento. Successivamente, con il mio operato, insomma, è stata recuperata questa cosa. E poi dal 2013 in poi il primo anno di vinificazione è stato un crescendo che ha portato a soddisfazioni per il territorio e per chi come me, insomma, ha voluto con tutto se stesso presidiare e recuperare questa tradizione. Ci spieghi meglio questo passaggio, nel senso, tu scendi giù e ti iscrivi ad Agraria, vivevi comunque lì vicino dove avevi le terre o avevi una casa universitaria, nel senso stavi con... Io ho avuto la fortuna che... Poi io credo che le cose nella vita non accadano per caso. Io prima di iscrivermi alla Mediterranea di Reggio Calabria andai alla Tuscia a Viterbo. Okay. Uscito di lì non ero convintissimo, non ho avuto una bella sensazione a pelle. Dopo qualche giorno vengo a sapere che la facoltà mediterranea di Reggio Calabria aveva aperto un polo universitario alla Lamezia Terme. Quindi Lamezia, Francavilla, sì, è vicinissimo. La casa dove stavo all'inizio era a metà praticamente, perché è a Pizzo, ma non proprio Pizzo paese. Sì, sì, un po' più su. Zona Colamaio. Sì, sì, sì. E quindi ero praticamente al centro tra l'università e l'azienda. Perfetto. E riuscivo a conciliare le due cose. All'inizio ero visto come un alieno, effettivamente. Poi immaginate un ragazzo che non è di qui, cosiddetto forestiero, che in un paese di poco più di 1000 abitanti lascia la sua macchina. Io non avevo neanche dove lasciare il trattore, le attrezzature, quindi avevo un piccolo garage in paese a Francavilla. Lasciavo la macchina, prendevo questo trattore, andavo a lavorare appunto le terre, le vigne, tornavo e la gente vedeva questa cosa come qualcosa di strano, di insolito. Quindi le congetture erano tantissime, da chi fossi stato cacciato di casa, chi appunto avessi qualcosa che non andava proprio a livello di stabilità mentale. Poi con il tempo invece la gente ha riacquisito consapevolezza di quanto quel territorio sia vocato alla produzione dell'uva e del vino, e quindi poi le cose sono cambiate, insomma, di che ero visto come un insolito alieno a che è stato apprezzato l'operato fatto, appunto tale che, come dicevo prima, poi la stessa strada il comune l'ha chiamata via dello Zibibbo. È stato per me anche un, come dire, un traguardo e un appagamento, no? di parte dei sacrifici fatti. Sì, è stata una bellissima cosa. Mirella, una storia stupenda anche questa. No, assolutamente. Poi, come ti dicevo, io ho avuto la fortuna di andare proprio nell'azienda. Abbiamo iniziato a bere alle circa le 2:30, no, alle 3:30. C'era circa. Roberto. C'era Roberta Beta, che salutiamo. Ciao Roberta. E quindi posso dire effettivamente una bellissima realtà, bravissimo. Grazie. Perché, insomma, non è facile. E non è da tutti, cioè, anche perché lo fai con così tanta passione questo lavoro, che non lo so, qualsiasi cosa c'è in quella cantina si traduce in
bellezza, e quindi complimenti. Grazie. Poi è molto bello lo spunto, il fatto che comunque lui è sceso proprio per fare questa cosa. In genere è contrario. Esatto. No, soprattutto fatto che proprio, ecco, dal racconto emerge proprio il fatto della solitudine, del percorso proprio fatto per voler realizzare qualcosa anche se sei solo. Anche se sei solo, quando hai un obiettivo, un sogno e lo vuoi realizzare, ed è davvero stupendo. Che è un po' abbiamo avuto modo poco di parlare prima dell'intervista, è un po' anche il senso di Vibo Valencia Podcast. Noi andiamo a raccontare le storie degli imprenditori, soprattutto il loro percorso, quello che sono adesso. Spesso, vista la caratura degli imprenditori che invitiamo, è abbastanza noto a tutti. Però ci interessa tanto il percorso, proprio perché abbiamo anche un fine molto etico, che è quello di trasmettere speranza, trasmettere voglia di fare, trasmettere la possibilità che si può fare a tutti i giovani della nostra terra. Condivido, infatti io non biasimo chi va via e comprendo le tante motivazioni che spingono i ragazzi ad andare fuori, per carità, anzi, comprendo bene che vanno via anche con veramente la sofferenza nel cuore, no? Lasciano la propria terra. E quindi massimo rispetto e anche appoggio per chi è costretto a farlo, però è pur vero che bisogna trasmettere questo esempio, condivido pienamente, perché non è facile, assolutamente no, sarebbe una bugia dire che è facile, ma è possibile, e quindi è giusto per chi ama questo territorio perlomeno provarci. E vedo tante realtà, come dicevi tu, che effettivamente sono la prova che, è vero, dopo sacrifici, impegni e quant'altro, però provarci ne vale la pena, perché poi hanno successo, riescono a migliorare anche il territorio dove stanno, dove viviamo. Esatto, diventano un esempio. Se vanno via tutti è un problema, poi purtroppo rimangono solo un po' più i più anziani e quant'altro. Vero. E quindi, però le cose, per fortuna, tanti esempi positivi, credo che le cose stiano cambiando in meglio. Sì, assolutamente, si sente comunque questo cambiamento generazionale anche proprio nell'approccio che si ha a queste tematiche. Sì, è bello che appunto non è che solo provarci, perché tu non è che ci hai solo provato, ci hai creduto fortemente, cioè tu hai voluto il risultato. Ma io non ti sei fermato, tanto è nulla. E questo è un messaggio fondamentale, necessario, cioè in tutto, parliamo sia della Calabria che poi magari della Lombardia o qualsiasi altra regione, non è solo una questione di territorio spesso, ma una questione proprio di personalità. Certo, infatti io credo che, cosa che dico quando ho il piacere di confrontarmi con qualcuno che ha voglia di capire, no, come è avvenuto il tutto, quello che cerco di trasmettere è che, secondo il mio modesto parere, è fondamentale la propensione al sacrificio, cioè non si può pensare di avere un risultato in tempi immediati. Vero. E quindi bisogna, cosa che purtroppo cozza con quello che è il nostro attuale stile di vita, no? Molto rapido, dai social alla comunicazione, tutto istantaneo, pochi secondi di attenzione e poi finisce tutto. E al contrario, invece, creare qualcosa, un percorso professionale, richiede necessariamente propensione al sacrificio e pazienza, bisogna saper attendere. Sì, e a volte quando sembra che proprio dice tutto inutile, non ce la farò mai, è proprio il momento prima del successo. Sì, esatto, lo confermo. Sì. Cavolo, è successo anche a me. È molto bella questa. Sì. No, e questa è una cosa che più o meno, visto che siamo grandicelli, almeno parlo per me, l'abbiamo, confermo, una cosa l'ho imparata. L'approccio che vedo già, ecco, poi è bello di questa rubrica, è che più passa il tempo, più troviamo similitudini, troviamo insomma dei come posso dire, dei template uguali che hanno gli imprenditori. E già questi primi tre che abbiamo invitato, tutti e tre hanno comunque quel senso di, nei libri motivazionali si chiama bruciare le barche, nel senso, raccontano sempre l'aneddoto che vanno su un'isola con un piccolo esercito per invaderla. A un certo punto si accorgono che sull'isola ci sono tantissime persone, molte più di quelle che si aspettavano di trovarne, e quindi il capo di questa spedizione cosa fa? Decide di bruciare le barche, quindi decide di non dare via d'uscita. O conquistiamo l'isola o ci moriamo, non esiste un piano B. Questa fu la motivazione che spinse tutti quanti a dare il meglio e riuscirono a conquistare l'isola. Ecco, nel business, ma non solo un discorso nel business, proprio nella vita, spesso è opportuno bruciare le barche, nel senso fare all in su una cosa, crederci, spingere al massimo. Avere troppi piani B distrae, tutti cercano una soluzione comoda, tutti cercano la famosa zona di comfort, tutti cercano la soluzione facile, tutti cercano di uscire dal pericolo, dal problema. Invece è lì che riesci, devi insistere, anche perché se tu ce la metti tutta, se tu ci credi, se tu spingi forte, ma chi ti ferma?
cioè, ma chi ti ferma? Non c'è burocrazia. Vabbè, questo non, c'è non è il caso di Giovanni, perché... Vabbè, lui è, secondo me ci ha creduto tanto. Sì, no, assolutamente. No, cioè, io non la vedo una storia semplicissima, nel senso no, che ce la fa chiunque. No, anche il fatto che, capito, non è appunto sempre sud, ma è un pochino più a nord rispetto alla galassia. Sì, sì. Scendere, ed è vero, un vino fatto da un alieno, se ce lo vuoi dire oggi, sei un alieno, è bene così, cioè, facciamo, no. No, lanciamo questo scoop. No, che è, Gianni, benvenuto. Ha le sembianze di un uomo, ma in realtà è un rettiliano. A proposito di questo, senti, Giovanni, ti volevo fare delle domande. Prego. Non... Allora, esiste uno studio strategico, tecnico da utilizzare per dare visibilità alle cantine vitivinicole o alle aziende produttrici di vino, o il successo dipende solo dal buon vino? Bella domanda. No, il mio parere è che non dipenda solo dal buon vino. Mi è capitato di degustare dei straordinari vini, però poco noti, e ahimè, a volte è il contrario invece, no? Dei vini molto noti che lasciano un po' perplessi. E di lì, anche per l'esperienza diretta, mi rendo conto che, come in tutti gli ambiti lavorativi, è necessaria una formazione a 360 gradi, non ci si può sentire preparati in tutto. Quindi se uno, come nel mio caso, mi definisco vignaiolo, no? Quindi curo le vigne, trasformo le mie uve, è quello che sicuramente so fare meglio, perché ci metto tanta preparazione e passione. Però poi c'è l'aspetto del raccontare, del promuovere il proprio prodotto, che laddove uno si rende conto da solo non può, deve necessariamente, a mio parere, affiancarsi con competenze professionali che gli permettano di raccontare quel prodotto. In particolar modo noi in Calabria viviamo un periodo felice, perché si sta producendo da tanti anni veramente del buon, ottimo vino in tutta la regione. Però ancora viviamo diciamo, le conseguenze degli anni passati, dove la Calabria non era così conosciuta per l'aspetto enologico. Nel passato, se parliamo della Magna Grecia, sì, ma non possiamo cullarci su quell'aspetto storico. Il passato più recente non ci vede come protagonisti nel mondo enologico. E quindi ancora di più, io lo vedo nelle fiere nazionali e internazionali, quando non siamo noti, ancora di più c'è bisogno di competenze importanti, ben formate, che ci permettono di raccontare bene attraverso il vino il territorio, perché poi è tutto di ritorno, il territorio ci permetterà di valorizzare il vino. Quindi sì, c'è bisogno anche di una formazione, di un aspetto tecnico per raccontare un buon vino. Se il vino poi è buono, continuerà da solo a parlare per sé. Se il vino non è di qualità, è un fuoco di paglia, questo senz'altro. Ah, quindi diciamo le strategie non reggono, no, eventualmente no, le strategie alla base c'è bisogno della qualità. Sì. Non reggono. Senti, a proposito del fatto che tu dicevi di questa cosa, nasco in un posto, mi ritrovo in un altro, e se avessi invece la possibilità di cambiare qualcosa, cosa cambieresti nel o del tuo passato? È triste a dirlo, ma la fiducia, no? Nel senso, io ho questo, sì, purtroppo è l'aspetto romantico. Uno credo che, soprattutto quando è più giovane, pensa che tutti siano come lui, quindi anche un po', tra virgolette, ingenuo, no? Se uno è in buona fede, pensa che tutti siano in buona fede. Poi purtroppo con il passare del tempo è proprio quella buona fede, quell'estrema fiducia che riponi nel prossimo, che spesso è ciò che ti penalizza. Per la mia esperienza, le uniche cose che cambierei è l'aver dato fiducia a persone o a enti, istituzioni, che hanno promesso, si sono prodigati nelle parole a fare molto, e poi in realtà sono stati soltanto dei danni più o meno pesanti per la mia attività e anche per quello che è l'aspetto morale. Quindi l'unica cosa, se potessi tornare indietro nel tempo, starei più attento nel dare gratuitamente fiducia anche a chi effettivamente... Capisco benissimo quello che stai dicendo. Sì, e sì. Un mio carissimo amico un giorno mi disse invece di portare avanti i miei progetti sempre da sola. Purtroppo. Da sola, non perché non hai bisogno di un team, da sola perché c'è il rischio, esatto, appunto. Sì, sì. Esatto, che magari perdi veramente il treno, come si suol dire, sì. Perché tu aspetti la speranza che qualcuno ti dia un supporto e invece a nessuno frega niente del tuo progetto, o addirittura direi ma contro, o addirittura sì. Ti danno contro. E apro una piccola parentesi, senza voler essere polemico, però va detto. Purtroppo nel nostro, perché io ormai mi sento calabrese di adozione, ma mi sento calabrese, nel nostro territorio c'è questa pecca, no? Questa enorme difficoltà, e lo dico senza timore di smentita, di voler far squadra, di cooperare, ancora c'è questo limite, no? Non riusciamo a cooperare, a fare squadra, a aiutarci tra di noi, c'è sempre quella diffidenza, quel timore che se ti do una mano, sì, esatto, poi mi danneggio, è meglio quella che gelosia, ecco, del, esatto, know-how.
E questo purtroppo è, credo che sia il limite più importante. Da questo punto di vista il territorio, il nostro territorio purtroppo ancora deve fare dei passettini in avanti, perché ha delle potenzialità enormi. Io dico sempre, dove non c'è nulla o c'è poco, si può fare tantissimo, cioè è qui che si deve fare, cioè dove mancano tante cose. Sì, esatto. E dove comunque un territorio che dà la possibilità di fare tante cose, perché ci abbiamo tutto, in realtà ci abbiamo tutto. Se vai in un posto dove c'è tutto, devi inventarti la macchina del tempo, ma qualcosa di nuovo. È un pochino difficile. Una volta un mio amico mi raccontò un aneddoto, e questo è molto interessante per quello che dici. Praticamente lui faceva il rappresentante nelle pasticcerie. Allora mi disse, guarda, io entrai in una pasticceria, a un certo punto vidi, parliamo di tantissimi anni fa, vidi il pasticcere che prese tipo il sacco di zucchero e lo buttò tutto quanto nella ricetta, mentre stava facendo la ricetta, prende tutto lo zucchero e lo butto tutto là dentro. E allora lui chiese, scusa, ma che cosa hai fatto? Cioè, come mai? Dice, no, perché c'era l'aiutante che mi stava guardando, se no vede la ricetta. Cioè, follia. Cioè, adesso che c'è Massari, tutti quanti che stanno là H24 a dirti proprio i segreti, le cose, le temperature, proprio scientifico. Cioè, ecco come proprio c'è l'evoluzione. Un po' c'è rimasta questa cosa della gelosia. No, io faccio il mio, tu fai il tuo. No, perché sai cos'è? Magari non vogliamo diluire le nostre caratteristiche, le nostre cose, quando in realtà, anzi, proprio le strutture, le categorie che hanno questa vicinanza sono quelle più vincenti in assoluto. Quelle che riescono, allora si può creare poi un fenomeno opposto per il mercato, che è il fenomeno di fare cartello, cioè di riunirsi e di blindare un mercato, è una cosa che non va bene, chiaro. Però riuscire a cooperare soprattutto per il territorio, per riuscire ad emergere, è pazzesco, anche perché uno che poco vede oltre capisce che qui c'è il 10%, il 5%, il 3% del proprio mercato, tutto il resto è fuori. Unirsi rende, diciamo, la struttura più solida per muoversi fuori in modo importante. E poi l'unione crea più offerta e l'offerta crea più mercato, se pubblicizzata, ovviamente. Non è automatica come cosa. Chiaro. Bene, sono le 15, qui vola sempre velocemente il tempo, siamo a Radio Onda Verde. Proprio. Abbiamo due commenti che non leggo perché sicuramente sarà qualcuno che, non lo so, avrò qualche problema, però ne abbiamo uno molto intelligente che è Walter Pugliese, saluti al mitico Afro e Mirella, i mitici. Ciao. E ci ha inviato anche delle stelle, non so bene come funziona questa cosa delle ricompense, ancora non l'ho analizzata. E poi abbiamo dei mi piace. Ovviamente chi ha fatto quei commenti abbastanza strani sull'Ucraina, se erano sull'Ucraina, comunque non erano su di noi. Marilena Marchese vi ha fatto i complimenti. Ah, e anche Marilena Marchese, grazie mille. Ciao, grazie mille veramente a tutti, grazie mille. Ha la pazienza di seguirci, però ne vale la pena. Esatto. Chi si fosse collegato adesso, non è un momento aperitivo, cioè l'abbiamo trasformato in un momento aperitivo. Però beviamo. Esatto, beviamo. Però beviamo perché vale, abbiamo i calici in mano, perché siamo con Giovanni Benvenuto, che è il fondatore di Cantine Benvenuto. Cantine Benvenuto ha, diciamo, varie peculiarità. La più importante è il fatto che è riuscito ad apprezzare, è stato il primo ad apprezzare finalmente lo Zibibbo. Addirittura ci ha appena raccontato che prima non si poteva proprio vinificare lo Zibibbo per un problema burocratico, corretto. Lui si è speso in questa direzione e ha fatto sì, insomma, che si risolvesse questo cavillo. E dal 2013 è partito. Sicuramente dico, ne è valsa la pena, perché poi nel 2020 il New York Times. Esatto. Appunto, volevo proprio dire quello. Vogliamo parlare di tutti i riconoscimenti, premi, insomma. Io li ho visti, ma raccontaceli per chi non li ha potuti vedere. O comunque, come premi e riconoscimenti ce ne sono stati e ce ne sono tanti. È sempre bello. Neanche 5 giorni fa il vino che stiamo degustando, il Mara, ha preso una medaglia d'argento al concours mondiale. Quindi sono anche dei riconoscimenti appunto internazionali, oltre ai vari premi delle guide di settore nazionale. Però tra quelli che ci danno maggior spinta anche motivazionale, appunto, c'è stato nel 2020, quindi in piena pandemia, era il 21 maggio 2020, ha scritto di noi il New York Times. Eric Asimov ha fatto una classifica dei 10 migliori bianchi d'Italia al di sotto dei $25. Tra questi 10 bianchi ha inserito il nostro Zibibbo. E quindi quello è stato per me veramente
più che raggiungere diciamo il traguardo, la partenza, una nuova partenza. Bravo. Perché di lì ti rendi conto che in tutti i sensi inarrestabile. Bello, sì. Definiamo Giovanni inarrestabile. Persone, perfetto. Mi ha menzionato il New York Times, sono arrivato. Dici, no, sono partito. Esatto, sì, sì. Prima è stata solo una preparazione atletica, adesso facciamo la gara. Adesso si fa sul serio. Adesso si fa sul serio. Bello, e poi quest'anno, sempre lo Zibibbo, quindi a distanza di 3 anni, inserito invece da un'altra, passatemi il termine, Bibbia del vino, che è Decanter, la rivista inglese Decanter, ha fatto una selezione, quelli che sono i migliori bianchi d'Italia, uno per regione, ne ha scelti 20 appunto, e per la Calabria ha scelto di nuovo il nostro Zibibbo. Quindi da che era un vino che non poteva essere vinificato e che stava cadendo nell'oblio, recuperarlo, sì, ecco quello che dicevamo prima. Poi tra l'altro permette anche attraverso il vino di raccontare il territorio, perché, quindi su New York Times è finita Francavilla in Gidola, così come su Decanter, che è una cosa molto bella, e dà, come dicevo, anche orgoglio non solo a me ma anche a chi vive in quei luoghi, e questa è una cosa bella anche a noi. Esatto, un senso di appartenenza si genera anche così, sì. Con che poi scopriamo che la comunità calabrese nel mondo è veramente ben presente, no? E quindi mi capita di vedere, grazie ai mercati. Giovanni, io penso che in Cina ci sono più calabresi che cinesi. Ho detto tutto. Quindi... Toronto so che pure molto. Esatto. Sì. Senti Giovanni, ma qual è la cosa più folle che tu abbia mai fatto? E lo voglio sapere anche in amore, però. anzi, diciamo dai. Mica così. Vabbè, agli occhi di qualcuno sicuramente la cosa più folle di più di una persona è quella di scendere in Calabria. Esatto. E ai miei occhi no, non lo è stato, perché oddio, sì, considerando che avevo appena 18 anni, a ripensarci oggi mi rendo conto che effettivamente un po' un pizzico di follia c'è stato. Ero talmente sicuro di quello che facevo, ho avuto anche l'appoggio di mio padre, della mia famiglia, tranne di mia madre, che era ovviamente, no, la capisco, un po' timorosa. Favorito. Sì. Però sì, quella lì può essere stata intesa come una follia. Sei un bel esempio, veramente. Sì. Grazie. Gran bel esempio, Giovanni. Bravo. Serio. Grazie. No, grazie a te. Grazie a te. E quindi questa sei follia... in amore, mica ci sfugge qua. No, follie in amore no. Non ho fatto follie eclatanti tali da dover essere raccontate. No. Ho sempre, quello che dicevo prima, il romanticismo nella mia vita l'ho sempre messo al primo posto, quindi ascoltare il cuore è quello che ho sempre fatto con trasparenza, no? Ho messo da parte qualsiasi preconcetto, pregiudizio o altro, ho sempre lasciato parlare e ascoltare il cuore. E quindi grandi follie per fortuna non ne ho dovute fare, perché ho sempre utilizzato un altro linguaggio che è sempre arrivato a chi doveva arrivare. Quando non arrivava probabilmente non era la persona. Giovanni, essere romantici è folle. Sì, forse questo sì, è vero. Sì, riuscire ad aprirsi in modo totale, sicuro c'è un po' di... Torniamo al discorso di prima della fiducia, rischiosa, no? Sì, di freni inibitori. Ascolta, qual è il tuo... cos'è per te il successo? Ah, io credo che il successo sia veramente... non la vedo come, probabilmente, in tanti la vedranno, quindi non saranno d'accordo con me, il successo inteso come risultato economico. No, il successo ai miei occhi è quando riesci a fare qualcosa che davvero ti piace, e quindi tu la mattina ti alzi contento di andare al lavoro, e riesci a far sì che quella cosa che ti piace ti permette di vivere in maniera dignitosa. Allora lì come persona hai successo nell'aspetto lavorativo. Ovviamente il successo non è solo quello, me ne rendo conto da 9 mesi a questa parte ancora di più. Sono diventato papà da 9 mesi. Ah, auguri. Grazie. Bravo. Maschietto? Femminuccia. Sì, Elena Celeste. E da quando sono diventato papà, è vero, mi dicevano ti cambierà la vita, ed è assolutamente vero, in meglio, lo dico a tutti quelli che ascoltano e che dovranno diventare genitori, vi cambierà la vita in meglio, e ti rendi conto che ancora prima del lavoro è importante aver successo come persona, no? Quindi anche nei rapporti umani, come genitore, come compagno o marito che sia, come figlio. E quello è il successo principale, e poi dopo ovviamente è necessario anche il successo professionale, però solo il professionale, mi dispiace dirlo, però mi capita, no, amici che puntano tutto solo esclusivamente sul successo professionale, impoverisce l'uomo in realtà. Esatto, è un aspetto della vita, non è tutto. No, quindi non è solo quello il successo. Adesso no. Mi collego a questa domandina. Approfitto. Perché parliamo di auto. Sì. E volevo chiederti se secondo te agli uomini piacciono le auto perché si prestano meglio a subire un processo di identificazione nel maschio, e dove c'è identificazione si proietta la propria personalità. Tu che rapporto hai con le auto? Bene, guarda, se uscite fuori vedete che... Allora, io
circa un mesetto fa ho fatto una degustazione da un cliente che fu uno dei miei primi clienti, e lui quando mi ha presentato disse: mi ricordo quando Giovanni portava qui il vino con una vecchia Opel Corsa sverniciata, e adesso se vedete la mia auto non è un'auto all'ultimo grido. Quindi effettivamente il mio rapporto con le auto non mi personifico nella macchina, per mia fortuna, e la vedo come uno strumento necessario per il lavoro, sì, ma non sono nulla a meglio criticare. Il trattore che la macchina. Bravo, infatti in azienda spendiamo moltissimo in attrezzature, trattori che costano più di un'auto di lusso, i trattori, piuttosto che nella macchina. E lo sfizio, ecco, forse ho un po' più di cura nella moto, ho anche una moto che adoro, che non sto usando da tempo, per visto il tempo, una moto Guzzi. Ah. È una V7, quella moto, sì, è una da appassionato, non sì, è sì, da... è una V7 3 stone, bellissima, bronzo. Però sì, è vero, il fatto è che tante persone effettivamente, come dire, vanno a coprire le proprie mancanze nell'apparenza che sia di un'auto o di un altro, è evidente, no? Però no, non me la sento di criticarli, insomma, nessuno sì, è perfetto. Sì, ognuno fa quello che vuole, però sì. Noi stiamo cercando un difettuccio, non un difettuccio, ma te lo troviamo. No, no, ci sono, voglio. No, allora è vera sta storia dell'alieno, secondo no, me. No, 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 ce ne sono tanti, uno che sono permaloso, no, ce ne sono tantissimi. Dai, diciamo sì, che sì, la scelta di tirare più verso i trattori, di essere più vicino ai trattori, è anche positiva, perché con più semplicità ti può permettere di dire che hai una Lamborghini. Bravo, bravo. Questa è una cosa che non tutti hanno. Esatto. In garage c'è la Lamborghini, comunque. Esatto. Oppure ti vengo a prendere con la Lamborghini. Oppure c'ho un Lamborghini, così esatto. Sembra che dice, avrà sbagliato a coniugare, invece no. Esatto, è vero, è vero. Un trattore Lamborghini. Infatti lui iniziò proprio con i trattori e i condizionatori, è vero. E poi sì, come dire, quella sfida nei confronti di Enzo Ferrari, decise esatto. Di fare le auto sportive. Però sai, anche lì, no? Se ci pensi, per come sono andate le cose, ecco, apro questa parentesi, scusate se sforo. No, però, ci piace. La differenza tra Enzo Ferrari e Lamborghini, il mio parere. Allora, Enzo Ferrari nasce per passione. Esatto. E marchio Ferrari dura, italiano ancora oggi. Esatto. Lamborghini nasce per successo, per voglia di competizione, non nasce per passione pura come nel caso di Enzo Ferrari. Lui nasce sì con la fame di successo, con i trattori, poi però la macchina è una ripicca più che altro. Oggi sì. Lamborghini è di proprietà tedesca, non è più italiana. Sì. Questa cosa mi ha fatto riflettere, sai, io vedo che tutto ciò che nasce sotto il segno della passione e dell'amore rimane e dura a lungo. Ciò che nasce per un discorso economico, un mero profitto, rischia di non durare a lungo come invece può essere quell'altro okay. discorso. Sì, non sono completamente d'accordo, perché un po' la storia comunque è che Ferruccio Lamborghini fosse innamorato delle auto, tant'è vero che le smontava, andò da Enzo Ferrari a dire per la frizione. Esatto, c'è un problema nella frizione, sì. Si potrebbe... Allora Enzo dice, ma vai ad aggiustare i trattori. Allora quello dice, come io vado ad aggiustare i trattori, guarda che noi siamo ingegneri meccanici anche di livello, ti faccio vedere io. E fece la prima, se non sbaglio, la Countach, non so sicuro. O era una GT forse, non ricordo. Comunque non sì. Lo so, comunque ebbe subito un enorme successo, poi con la Miura ebbe... La Miura? Fu la prima? Esatto, lì è esplose proprio. E poi c'è da dire anche che Lamborghini fu ceduta, cioè venne ceduta al gruppo Volkswagen, Audi, perché comunque in Italia la Ferrari venne acquisita dal gruppo Agnelli. Sì. Quindi c'è anche questo connubio, nel senso che c'è l'obbligo di riuscire ad entrare in un grande gruppo per sopravvivere, soprattutto in quel segmento. Però l'ho vissuta male io questa cosa. Sì, che succede a un marchio tedesco. Anche tutto... Ducati comunque è andata sì, via. Sì. Questo sì, è purtroppo l'unico gruppo che regge lì, se non sbaglio, è quello là. Sì. Fiat, che adesso è Stellantis, comunque anche lì poi hanno fatto di nuovo l'insalatone, insomma, la Macedonia. Che bello ascoltarvi, che non capisco quasi niente. Se volete io vi parlo di scarpe e di borse. Ok, hai ragione. Allora. E allora continuiamo, certo. Mica finiamo qua. Smettiamo fin quando il nostro regista non ci dice stop. Quello è il tempo che lo dice. Hai ragione, hai ragione. Senti, ma da bambino cosa avresti voluto fare da grande e perché? Allora, quando ero piccolino, sì, all'inizio l'archeologo. Figa, sì, stavo bevendo esatto. Ma da bambino non era qualcosa anni. Secondo no, me però sai Indiana Jones, perché sai, ho visto quei film okay, che okay, tipo l'esploratore sì, bravo. C'era stato prima Indiana Jones, poi Jurassic Park, quindi cresciuto con quelle cose, sicuro l'archeologo. Poi dopo un po' passata la fase archeologo c'è stata la fase medico,
finché poi non ho scoperto appunto che la vista del sangue non appartiene a me, non ce la faccio, no. Io adesso, diciamo, da un po' che ho voluto affrontare questa cosa, dai prelievi del sangue e tutto il resto, e quindi li faccio con più serenità. No, anche se è una bella cosa, però ancora no. Però all'inizio, insomma, per me era un trauma anche fare una semplice analisi del sangue, dovevo sdraiarmi sul lettino, quindi ho capito che il campo medico non faceva per me. E poi subito dopo è subentrata invece questa passione che avevo in realtà, come dicevo prima, già da piccolino, quando vedevo fare il vino e quant'altro, di voler fare il vino, il mondo del vino. Quindi poi da subito dopo le scuole medie ho cominciato a portarla avanti in maniera sempre più intensa. E mio padre si occupava di altro, lui si occupava di carpenteria metallica, infissi di alluminio, aveva una sua azienda che faceva questo, e io invece poi ho seguito la mia strada. Però all'inizio in realtà il primo sogno era l'archeologo, sì. L'archeologo, sì. Bellissimo. È rimasta questa passione. Esatto, c'è questa voglia ancora di... Sì. Vedi, quindi i sogni da bambino in questo caso... Un po' distanti da quello Ci ha fatto un assist davvero interessante il nostro regista, inconsapevolmente, che è il fatto del tempo. Lui ha detto, quando è il tempo che vi dice, io vi devo fermare. Ma tu che rapporto hai col tempo? Anche quello è cambiato, perché quello che dicevo prima, no, il vivere un periodo, un'epoca dove c'è tanta frenesia, è inevitabile, sì. Siamo molto frenetici, c'è dall'altra parte madre natura che ti impone i suoi tempi, in vigna così come in cantina, se vuoi fare qualità in cantina devi attendere che il vino sia pronto, ecco i miei vini generalmente escono ad aprile, perché si vende a settembre, prima di aprile non escono, quindi rimango generalmente 3-4 mesi senza prodotto, è un danno economico, però so che ne vale la pena perché il cliente affezionato vuole quel prodotto. E quindi il rapporto con il tempo è cambiato, diventa... Il tempo, diciamo, è uno strumento che abbiamo adottato da tanto tempo, scusa il gioco di parole, per scandire i nostri ritmi, però comunque non dobbiamo rendercene schiavi. Quindi in qualche modo seguo più quelli che sono i ritmi legati, come dicevo, a madre natura, che sia in vigna o in cantina, piuttosto che la frenesia degli orari. E questo spiega perché, lo dico a tutti quelli che ascoltano, che mi conoscono, perché sono sempre in ritardo. Perché appunto ho questo pessimo rapporto. Quindi dovresti avere un rapporto migliore col tempo, sì, secondo gli altri senza dubbio, sì. Secondo i tuoi amici dovresti avere un rapporto migliore. È bello, no? Perché c'è la natura, perché che lo frena, è lui che è. Esatto. Interessante. Senti, quale sarebbe il viaggio che vorresti fare almeno una volta nella vita, a parte quello di venire giù in Calabria? Scherzo. Io qui ho questo tempo. Tu dici la meta turistica dove mi piacerebbe andare? Scegli tu, è un viaggio che almeno una volta nella vita vorresti fare, sulla Luna. Un posto da visitare, perché magari una popolazione da vivere da vicino. Sai cosa? Il Giappone, sì. Prima o poi, a breve, il Giappone penso che sia una cosa da fare. Anche per quello che... Ecco, nel confronto con il mio... Abbiamo un importatore anche in Giappone. E nel confronto che ho con, si chiama Yuki, che ho avuto con Yuki, che ancora continuiamo a distanza, noto effettivamente una cultura molto come anche nell'approccio, nel rapporto con il tempo e con proprio il ritmo e lo stile di vita decisamente più calmo, più in sintonia con la natura rispetto al nostro. E in tante cose, faccio un esempio, ecco, tornando al discorso che sono diventato papà da poco, per loro è normale che il bambino debba dormire tra mamma e papà nel lettone, no? Faccio questo esempio, per noi è una cosa insolita, però da papà ti rendi conto che effettivamente è bello avere quella presenza, e infatti mio figlio dorme nel lettone con noi, quindi una serie di cose che mi stanno avvicinando sotto molti aspetti a quella che è una cultura che non appartiene a noi, ma che effettivamente prima o poi merita e vorrò andarci, quindi approfondire. Quindi il viaggio in Giappone. Ci sono stati due miei amici che hanno fatto il viaggio di nozze proprio in Giappone, e poi facendo delle riflessioni con loro siamo arrivati al punto che esistono dei viaggi che sono un po' degli status symbol, delle mete molto blasonate, quindi dei pseudo viaggi, ecco, e poi esistono dei viaggi veri dove davvero impari, apprezzi, ti arricchisci, e il Giappone credo che in assoluto sia uno di questi, cioè andare a vedere un'altra dimensione dell'essere umano, perché lì c'è proprio un'altra dimensione, c'è un'altra educazione, molto ordinati, logici, scientifici, pacati, poi hanno proprio anche loro una natura, una tendenza all'essere iper perfezionisti. Poi più ti allontani da dove sei, più ti arricchisci. Almeno questa è stata, dico, delle mie esperienze, che più vai lontano e più torni veramente carico, ti trasmette qualcosa. E poi soprattutto basta andare all'estero e cercare ristoranti italiani.
bravo. Basta, cioè, che è un trauma. No, il vino benvenuto. Nel vino, il vino ci sta. La settimana prossima viene un ristoratore e dice: vabbè, il vino si può pure cambiare. Il ristorante per forza italiano. No, ma poi il Giappone, piccola, ci tengo a dirlo, no? Io in cantina ho Mozart 24 ore al giorno, tutti i giorni, a 432 Hz, e c'è una spiegazione scientifica dietro. E uno dei, diciamo, dei pilastri di questa teoria, che poi è stata anche dimostrata, di quanto le frequenze sonore siano in grado di influire sulla materia, in particolar modo su tutto ciò che contiene acqua, è proprio un giapponese, Masaru Emoto, che ha bombardato la stessa acqua messa in diverse provette con diverse frequenze sonore. La forma dell'acqua rimane sempre la stessa, di un atomo di idrogeno, di ossigeno, ma la forma del cristallo cambia nella sua simmetria a seconda delle frequenze sonore. E poi di lì ha portato avanti tanti lavori questo giapponese legati proprio al discorso della frequenza sonora. Quindi, diciamo, mi avvicina anche sotto questo aspetto. Effettivamente anche lì si rivede quanto sia diverso il loro modo di pensare, esatto, rispetto al nostro. Che poi comunque, sì, tu li definisci come essere perfetti, hanno anche dei difetti, certo. Tipo il fatto di mettere l'infradito con le calze, è una cosa che lo faccio anch'io, però quando sono solo, esatto, in casa non vede nessuno. Ma senti, a proposito di sonorità, qual è la canzone che descrive la tua vita? Ah, sei in radio, questa è bella, questa è bella, così su due piedi non saprei neanche questa cosa è bellissima rispondere. La canzone che descrive la mia vita, te lo ridico dopo, ci penso un attimino su, perché effettivamente è proprio bella come domanda, sì. Questa è molto, e invece, molto profonda. E invece, a proposito, guarda, questa l'avevo elaborato prima, che tu tirassi fuori questa storia dell'alieno, e ti chiedo, mai avuto mai un'esperienza paranormale? Poi sai cos'è? Col vino si viaggia bene. Guardate, no. Allora, in realtà io tornando al discorso che dicevi di solitudine, per un lungo periodo ho vissuto effettivamente solo, no? Da quasi 20 anni praticamente, un po' meno. Cose insolite per un periodo della mia vita ne sono successe, però ho sempre trovato spiegazioni scientifiche, quindi dai, nulla di paranormale. No. Però raccontacela. Esatto, magari qualche esperienza. Vabbè, un paio, per dirvene, sempre nello stesso periodo, in quella casa che poi lasciai per ovvi motivi. Vabbè, una sera mentre dormivo, al piano di sotto, era su due livelli, al piano di sotto avevo il beauty con il regolabarba e quant'altro, e si è acceso da solo il regolabarba, il rasoio elettrico. Quindi scendo sotto e lo spegni. Però aveva comunque un interruttore che dovevi far forza per accenderlo e spegnerlo, e quindi già lì dici, ma però poi dici, ma forse un contatto. Sì, vabbè, sì, sarà scivolato. Oppure magari la forza non l'hai chiuso bene, quindi poi scattato. Anche perché però, se continui a vivere solo, non è che sei tranquillo. Io tornavo in Abruzzo. No, io subito. Così, in regola barba. Cioè, proprio subito, no. Chiudi il beauty case e via. Cioè. A distanza di qualche giorno, invece, la stampante, sempre di sera, inizia a stampare da sola. La fortuna ha voluto che non ci fossero foglie nella stampante, quindi non ha stampato nulla, per mia fortuna. Se no, ti immagino un messaggio. Sai che bello. A parte questi che sono stati i più eclatanti, no, poi per il resto ho sempre trovato, anche nella stampante, ovviamente, sì, spiegazioni, cioè, anche perché sennò effettivamente non avrei ripreso sonno, però a parte quello. E non sei riuscito a conoscere questo tuo amico, amica? Quale? Questo che ti... Che scriveva, penso amico, pistolare, perché stavo con la barba, quindi pistolare. Forse amico. Era un'esperienza. Comunque, a proposito, una volta io invece ho messo dentro la valigia il silk pill, se accende... Non è una bella cosa. Anche per i rumori. Hai distrutto la valigia? No, ho distrutto quelli degli hotel, dell'hotel, perché non capivano cos'era questo rumore dentro la valigia che avevo lasciato là temporaneamente. Quindi... Forse aveva qualche sensore quando toccava la pelle. Sì, mi guardavano un po' strano. Ma che signora, non sappiamo. Sì, esatto, rumori strani dalla camera 52. Bene, no, bene. 152. Senti, qual è invece il personaggio, la persona che ti incuriosisce o ti incuriosiva di più? Cioè, persona magari è qualcuno vicino a te, e personaggio magari è qualcuno che... Sì, vorresti conoscere, magari. Conoscere, insomma, hai conosciuto. Ma bene, nel mondo del vino, penso ad esempio a Gaia, anche, no? Ciò che ha creato, tutto ciò che c'è dietro. Ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalità importanti nel vino che mi hanno trasmesso tanto. E anello o punto comune tra tutte queste persone è il fatto di restare legate alla terra e umili.
è importante quello anche, no? Rimanere sempre umili. Poi tra le persone presumo che invece dai quali uno cerca sempre di, con curiosità, di apprendere, di vedere la loro storia, pensa a Steve Jobs ad esempio, fecero un articolo su di me dove mi definirono lo Steve Jobs del vino. Bellissimo, e fu una cosa infatti per me stupenda, perché non è poco, persone, eh? No, tra le persone che veramente, per quanto ha avuto una vita non facile, no, neanche troppo felice, però tra quelle che effettivamente ho ammirato di più, il partire sempre un po' da zero e riuscire a realizzare quello che, in cui credi, ecco, la forza e l'importanza del pensiero è la prima cosa, credo che tutto, la forza motrice e generatrice stia lì, il pensiero, poi il resto arriva dopo, però se non parti da un pensiero positivo nel quale credi davvero, il resto sì, non si materializza. Sì, 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 è vero, perché i pensieri creano delle convinzioni, che si radicalizzano e poi influiscono anche le azioni. Certo. Quindi è fondamentale avere dei pensieri positivi, sì, avere, essere sempre proattivo, essere sempre il mindset, esatto, come è settata la tua mente. Sì, sì, è sì, vero. Verissimo. Senti, ma la canzone ti è venuta? No, ancora no, ho qualche minuto ancora. Certo, okay. Sì, sì, fino alla fine, mica ci dimentichiamo. La tua canzone preferita? No, io ascolto un po' di tutto, con il fatto che in cantina ho Mozart e quindi anche un po' di classica, ma ascolto della musica leggera, da quando ero più giovane il mio cantante preferito era Ligabue, però dai Litfiba, Pelù, musica leggera di adesso, insomma ascolto un po' tutto effettivamente, okay. Tranne l'ultima moda del momento, mi sfugge anche il nome. Trapper. Bravo, quella non ce la faccio, mi impegno, ma non ci riesco. Chissà a fare magari tipo a bombardare con i trapper. Facciamo una prova e dedichiamo quel vino solo a chi ama la musica. Okay. Diventa gin. Diventa gin. Diventa proprio tipo per sbocciare discoteca, sicuro. Oggi siamo andati meno sull'imprenditoriale, molto più sul romantico, perché era il mood. Che è romantico, esatto, Giovanni, è proprio non il ce mood, lo dovevi dire. Era il mood giusto, siamo andati molto, senti, molto ma a braccio. Mi dicevi quando sono venuta nella tua cantina che i francesi apprezzano, sì, tanto il tuo vino. Raccontavo di questa cosa, sì, che ecco, tornando al discorso pregiudizi, che sono sempre sbagliati, e quando mi contattò, ti raccontavo, no, Christophe Gillon, l'importatore francese, io all'inizio pensavo fosse quasi una presa in giro, una fake quella mail, che appunto ero agli esordi, un importatore francese dice sono interessato ai tuoi vini, e invece no, era vero, venne in cantina, assaggiò i vini, poi mi fece questa proposta, dice vieni in Francia, perché lui fa tre saloni sud, centro e nord della Francia, dice vediamo a Parigi come va, e poi se ci sarà successo in questo primo approccio continueremo. Ero andato pieno di timori e pregiudizi, figure di francesi, sai, verso noi italiani, qua e là, e invece no, ho per fortuna smontato ogni pregiudizio dopo la prima ora di conversazione, dove invece ho visto un pubblico preparatissimo, attento, con enorme rispetto e ammirazione nei confronti del buon vino italiano, ma non solo del buon vino, anche perché poi con il tempo ho scoperto che anche il buon mangiare è particolarmente apprezzato, e quindi anche quello mi è servito a ogni volta, quando mi capita anche all'estero di dovermi approcciare con qualcuno, di andare veramente con la massima serenità nel voler raccontare la propria storia, il proprio territorio, perché poi, ecco, nel caso del vino, quello che ci unisce è la passione per il vino, a prescindere da dove provenga quel vino, no? È la passione, quindi è lui poi che parla, e quindi se chi degusta è una persona che veramente ha amore verso quel prodotto, non si crea nessuna barriera. E la Francia è stata la prima lezione importante per Orange, me. Orange, mi hai detto. L'Orange è stata la creatura nata grazie all'intuito e il consiglio di Christophe. Lui ogni tanto, adesso sta attraversando un periodo diciamo non proprio facile, però in passato spesso mi inviava delle bottiglie didattiche, cioè dovevo studiarmi, sì, 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 quel vino, mi inviò questo Orange buonissimo, disse secondo me con il tuo Zibibbo puoi fare qualcosa di valido. Ci provai all'inizio, feci solo 500 bottiglie perché era una cosa un po' azzardata per il nostro territorio, un vino macerato, oltre 40 giorni, però quelle 500 bottiglie le prese tutte Christophe effettivamente, poche ne riuscì a tenerne per farle assaggiare a qualche sommelier o persona competente qui da noi e in Italia, fu molto apprezzato e poi effettivamente al momento è diventato uno dei prodotti più apprezzati e più premiati l'Orange. E come si sorseggia, si degusta? È un vino macerato, non filtrato, quindi al contrario degli altri addirittura può presentare un leggero deposito sul, sì, fondo con il tempo, proprio per voler preservare due cose, intanto l'autenticità della tradizione dei vini macerati e dall'altra tutti i profumi, perché la filtrazione inevitabilmente qualcosa toglie, filtra, quindi qualcosa toglie anche delle parti nobili. Ed è un vino che va utilizzato durante la cucina, quindi durante la cena o il pranzo, quindi non è un vino diciamo da dessert, nonostante sia fatto con Zibibbo, è un vino secco da tutto pasto,
o addirittura c'è chi lo utilizza negli aperitivi, con i crudi sta benissimo. Sì. E lo so. Hai avuto modo di provare. Lo so. Beh. Ascolta, qual è il tuo sogno imprenditoriale? Allora, sicuramente continuare a fare quello che sto facendo, ampliare, come pian piano stiamo facendo, la superficie evitata, e perché no la nascita, appunto, che sono sicuro ci arriveremo, di una DOC su questo territorio. Nella provincia di Vibo non ci sono DOC. Okay. Ci stiamo lavorando e sono sicuro che riusciremo ad raggiungere anche questo obiettivo, che è anche un sogno, cioè sapere che si è tra gli artefici della nascita di una DOC per un territorio che io amo. È uno dei sogni che spero vuol dire lasciare il segno. Bravo, esatto, così come già aver fatto vinificato per lo Zibibbo, aver permesso anche poi ad altri di vinificare lo Zibibbo, adesso anche riuscire a ottenere una DOC significherà poi un domani, anche quando non ci sarò, comunque aver lasciato un segno positivo per questo territorio. Sì. Io ho come la sensazione che ce la farai. Senti, la birra, ma che birra fai? La birra, ecco, nasce per quello che dicevamo prima, il fatto che non c'è è difficile da noi il voler cooperare. Io sono pazza di quella birra, è veramente buona, buonissima, sì. Io amo la birra amara, è perfetta. È amara al punto giusto, una, esatto, bella gradazione alcolica, sì, perché è quasi 9 gradi, sì. E quella nasce dalla voglia di cooperare, perché assaggiavo le birre di questo mastro birraio, molto buone, lui nel suo locale, nel suo pub, consuma i miei vini. E quindi, conoscendoci, all'inizio per gioco abbiamo detto, perché non facciamo qualcosa insieme? Uniamo le due passioni. E quindi con le uve appassite di Zibibbo nasce questa IGA, che è l'unico stile di birrificazione italiana, l'Italian Grape Ale, fatta con le uve appassite di Zibibbo. Su una base Saison, poi vengono messe queste uve, rifermenta un po', arriva a quasi 9 gradi di alcol, non filtrata, non pastorizzata, una birra bionda leggermente amara, buonissimo, con i profumi di Zibibbo, molto interessante, pazzesca. Fatta non da noi ma da questo birrificio vicino a noi, con la quale appunto da anni ormai c'è questa stretta collaborazione. Mastro birraio, anche lui artista nel suo campo, non, sì, sbaglia un colpo, come si suol dire, non sbaglia un colpo. Adesso ti butto lì l'ultima domandina, cioè almeno ce ne avrei altre, però te sbaglio. Allora, come ti comporteresti se fossi l'unico superstite di un incidente aereo? Solo. Che triste come domanda. Solo. Okay. Poi di nuovo anche qui inizi a trovare vigneti. No, vabbè, ma solo parliamo solo dell'incidente o solo nel mondo? L'unico superstite vuol dire che incidente, esatto, in questo posto da solo. Arrivi lì, vabbè, ovviamente no, comincerei ovviamente a come dire, a organizzare quelle che sono le cose primarie, no? Quindi a cercare innanzitutto acqua, la prima cosa che farei, dopodiché fonti di sostentamento, quindi cibo e calore. E poi penso che inizierà una vita tranquilla, cioè a quel punto mi dedicherei. Lui è già preparato, acqua, cibo, calore. Lui lui l'aereo e l'unico che ha caduto perché lui sta tranquillo. No, altre ambizioni a quel punto, insomma. No, è una domanda particolare, però no. Beh, mi viene uno spunto interessante, scusa di te. Prego. Hai visto Lost, la, sì, serie? Sì. L'abbiamo abbandonato, io l'ho abbandonato a un certo punto. No, io l'ho rivista tutta, sì, fighissimo. Ma tu, qual è la tua serie preferita? Attualmente? No, di quelle che hai visto, quella proprio ti porti nel cuore, quella pazzesca. Vabbè, l'ultima in ordine cronologico è Stranger Things, lei è carina proprio. Okay, sì. Beh, sì, mamma, cioè anch'io sono, sì, stata un'appassionata. Qualcun'altra? Di serie, vabbè, io ti ho detto, io vengo da quel filo di Indiana Jones, che, quindi Pirati dei Caraibi, non è proprio una serie, ma si rifà molto a quello stile lì. E se parliamo di serie Netflix, c'è stata quell'altra, come si chiama, quella che dovevano fuggire dal carcere, no? Prison Break, no? Vabbè, quella è una di quelle che mi ha colpito parecchio, quella scivola meno rispetto a Lost più, sì, intrippante, esatto, sì, a un certo punto l'ho scelta, anche perché Lost dovevano fare solo 3 stagioni, poi è andata bene e ne hanno fatte 5. E io ho visto anche, io ero proprio matto di Lost, ho visto anche tipo dei backstage, delle cose, ho visto anche la riunione proprio quando hanno prodotto la 5ª stagione. Sì. Ma tipo si litigavano, dice, guarda che avete voluto mettere tutta sta roba nelle prime stagioni, quando dobbiamo dare un senso a tutta sta roba. Che sono veramente. Dice, cioè che a un certo punto erano messo orsi polari, roba proprio imbarazzante. Una statua enorme. Bellissima Lost. Per chi non l'ha vista si perde qualcosa. Che, insomma, no. Anche perché la stanno riproponendo, prego. Sì. Dice ciao, dice abbiamo finito. Ah, che tempo. Dice, sì, è andata. Mi sei 58 minuti. Tempo. Radio Onda Verde, noi siamo sempre in diretta perché sono le 15:31. Vibo Valencia Podcast.
Esatto, la replica è domani mattina alle 6 di mattina. Se volete svegliarvi con un discorso motivazionale, con una storia che insegna, e soprattutto con un bicchiere di vino, anche se io vi auguro di non berlo alle 6 di mattina. No, neanche io, nonostante lo produca, no, insomma, dai, a meno che non è un fine serata, ecco, se state allora finendo sì. La serata sì, se state iniziando la vita no. Anche no, dai, alle 6 no. Anche no. Ho un aneddoto carino, lo vorrei raccontare. Una volta ho fatto un'uscita con un dimostratore di birra, sì. Allora a un certo punto ogni cosa che facevo dice no, ma dobbiamo associare questo, associare quella, dopo mezz'ora tu ci e lui ancora continuava, no ma adesso ci starebbe bene, ok, l'ospedale ci sta bene adesso, no, ma infatti me ne guardo dal consigliere il vino, perché ogni tanto mi capita di ricevere attacchi da chi è proprio contrario al vino, perché lo vede come il nemico in assoluto della salute, quindi me ne guardo dal consigliare alle 6 di mattina il vino, questo esatto. Sì. Grazie mille di averci seguito, domani sì. La replica, se volete potete continuare a seguirci su tutti i nostri canali social, Vibo Valencia Podcast, che sono Facebook, Instagram e YouTube, anche TikTok. Grazie a Mirella Melia, grazie a Giovanni Benvenuto. Grazie a te Afro, nostro... Grazie a voi dell'ospitalità, davvero, grazie mille. Grazie mille. Nostro grande ospite e niente, ci vediamo venerdì prossimo. No, noi ci vediamo, sì, scusa. No, venerdì non ci siamo perché è il 2 di giugno, credo. Esatto, esatto. E quindi, però salutiamo Antonio Scuticchio. Esatto, ciao Antonio. Saremo invece venerdì l'altro. Riproporremo la puntata con la Betta, va bene? Ok. Okay. Riproporremo la replica con Roberta Betta. Ah, ecco, allora venerdì sta dicendo il nostro grande regista che si riproporrà la replica con la Roberta, esatto. Beta, che finalmente è stata in studio con noi dopo mesi di attesa. Di attesa. Noi torniamo da remoto martedì prossimo, sempre alle 14:30 con Vibo Valencia Podcast, con un'altra storia che insegna. Assolutamente, non facciamo nessun questa volta spoiler, non spoileriamo spoiler. Nessuno, ma un altro ospite importante. Ebbene, e niente, ciao e buon lungo ciao, weekend. Ciao Giovanni. Ciao, grazie ciao. Ragazzi, grazie. Avete ascoltato Spazio Informazione.